Ma io credo che questo sia un momento talmente complesso, lo voglio ribadire, che le azioni di tutti vanno considerate e valutate in termini concreti. Ma Caluso ricordava, i dipendenti pubblici non hanno perso niente. I dipendenti privati hanno fatto tante ore di cassa integrazione Sì. e hanno perso mediamente 457 euro al mese. I dipendenti privati che sono stati a 0 ore non prendono la tredicesima adesso. Le partite IVA, imprese e Oh, ma anche lavoro l'ultimo, autonomo. voglio dire una cosa, l'ultimo decreto Ristori Quater che doveva per esempio dare una mano ai professionisti iscritti agli ordini, niente. E Niente. perché è stato promesso allora? Perché è stato annunciato? Non lo sappiamo, non lo Mi può sappiamo. rispondere, non sono io il ministro No, dell'economia. ma i dati aggregati secondo me rendono bene l'idea. La Germania ha stanziato per uscire dalla pandemia diciamo così, terza ondata, Sì. 284 miliardi di euro. L'Italia ne ha stanziati 108. Quelli a favore di imprese e lavoro autonomo della Germania sono quasi 150 miliardi di euro, quindi il 55%. Quelli dell'Italia, c'era calcolato la CGIA di Mestre, sono soltanto 25 miliardi, quindi il 25% più o meno. Sì. Il problema è quello, il problema è o pensiamo che i tedeschi siano spendaccioni e noi siamo i morigerati, oppure probabilmente per uscire da questa crisi bisogna Però, mettersi a zappare la terra e a lavorare, e di lì la valutazione sullo sciopero inopportuno dal punto di vista della tempistica, per posso rilanciare il chiederle una paese. cosa, così poi torno.